corso del Salone del Camper, AssoCamp, l'Associazione Nazionale Operatori Veicoli Ricreazionali Articoli per il Campeggio, ha intensificato la sua richiesta per ottenere l'IVA agevolata al 4% sull'acquisto di camper destinati alle persone con disabilità. L'associazione ha infatti continuato la raccolta firme presso il suo stand in fiera, dove ha invitato i visitatori a firmare una petizione che verrà consegnata al Ministero della Disabilità per sensibilizzare sulle esigenze delle persone con disabilità nel settore dei camper. A sostenere l'iniziativa anche il ministro del turismo Daniela Santanchè, durante la sua visita al Salone del Camper, nel corso della quale si è fermata allo stand di AssoCamp per firmare la petizione e ribadendo il suo impegno a favore dell'agevolazione fiscale per l'acquisto di camper per disabili. Anche l'atleta paralimpica Giulia Ghiretti, campionessa di nuoto e medaglia d'oro ai campionati mondiali di Manchester, ha firmato la petizione allo stand di AssoCamp, facendo poi tappa presso lo stand di una concessionaria presente al salone, specializzata nel noleggio di camper attrezzati per persone con disabilità. Sì, mi sono unita molto volentieri a questa petizione, a questa raccolta firme, perché credo che l'accessibilità, questa IVA al 4% comunque, possa dare una mano, possa essere una porta da aprire per tutti, per l'accessibilità proprio per tutti. Ha mai pensato di utilizzare un camper per le proprie trasferte sportive o se non altro anche solo per una vacanza? Ma è un'idea che mi piacerebbe percorrere e provare, mi ha sempre incuriosito molto, per cui se ci sarà l'occasione molto molto volentieri. Questa visita ha sottolineato l'importanza di rendere i camper accessibili e inclusivi per tutti, contribuendo così a promuovere un turismo più accessibile per le persone con disabilità. L'impegno di AssoCamp, il sostegno del ministro del turismo Daniela Santanchè e il supporto di una brava atleta come Giulia Ghiretti hanno contribuito a gettare le basi per un futuro più inclusivo e accessibile nel mondo dei camper per le persone con disabilità. L'obiettivo di ottenere un'IVA agevolata al 4% rappresenta un passo importante verso la realizzazione di questa iniziativa. Ricordo a tutti che la raccolta firme continua e quindi per favore firmate, firmate, firmate.